Bentrovati con l'edicola Dischetti G24, corsa al colle in primo piano anche sui quotidiani che tra poco vi mostrerò, una corsa che possiamo definire ancora tutta in salita. Nelle prossime ore, 9:30 di questa mattina, ci sarà il settimo scrutinio, sinora ancora nulla di fatto, con fumate nere, con un numero elevato di voti che ha ricevuto proprio il Presidente della Repubblica uscente Sergio Mattarella, un risultato al di sotto delle aspettative per quel che riguarda il nome che era stato proposto dal centrodestra, ovvero quello della Presidente del Senato Casellati. Faremo il punto della giornata che si è appena conclusa tra pochissimo e vediamo anche Mattino di Puglia e Basilicata incasellati male, tra Draghi e Mattarella incastrati peggio. Italia